Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti, se è la prima volta che siete su questo canale parliamo di profumi. 10 profumi in grado di intossicare chiunque con la loro scia atomica. Vediamoli. Error. Prima di cominciare però vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccare sulla campanellina così rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. Un'altra cosa che vi chiedo è qui sotto c'è un link Amazon, potete fare qualsiasi acquisto lì sopra. A me arriva una piccolissima percentuale, a voi non toglie nulla. In questo modo potete sostenere il mio lavoro gratuitamente. Grazie. Detto questo, cominciamo con il video di oggi. Ho detto... perché no? Nella mia collezione ormai ci sono diversi profumi con una scia paurosa. Perché non fare un video, una bella top in cui ve li faccio vedere? Non tutti però, altrimenti sarebbero veramente troppi. In questo video vedremo 9 fragranze lusso e una fragranza invece designer. Non so perché, ma volevo inserirla, dato che secondo me è una sottospecie di nicchia, però alla stregua dei Tom Ford, quindi ho voluto inserirlo. Bando alle gange. Cominciamo. Annone di Pantheon Roma. Una potenza devastante, una rosa secca. Forte, che deriva direttamente dagli Emirati Arabi, ma con un accenno molto stuzzicante di frutta, legni e muschi che lo rendono perfettamente indossabile anche da noi europei. Infatti a dare questa magia è questa rosa permeata dall'odore del mango che si sente e non si sente e muschi bianchi fortissimi uniti allo zafferano. È lo zafferano che gli dà quella connotazione medio orientale. Durata oltre le 20 ore e scia atomica, in grado veramente di distruggere e obliterare qualsiasi persona che sentirà il vostro trail. Andiamo avanti. Turat, di Spirit of Dubai. Qui c'è sempre la rosa, ma una rosa decisamente più fruttata e ammorbidita, mentre nell'altro caso avevamo più una rosa molto muschiata, quasi... tagliente, pungente, direi quasi minerale, in questo caso invece è decisamente più rotonda. Ah, un profumo che ti riporta veramente con la mente nelle strade di Mumbai o comunque di posti in cui è pieno di spezie, dove questa rosa prende vita veramente grazie alle spezie e ai legni. È una Macedonia che prende vita grazie a questa frutta secca e fresca insieme, balsami, balsami particolari, legni, caffè, insomma c'è un po' di tutto. È un profumo che ha una scia clamorosa, in grado veramente di soffocare chiunque. Andiamo avanti. Ho appena fatto caso che ci sono 4 profumi con la rosa. Beh sì, perché dovete sapere che la rosa è un componente molto forte nella profumeria e può prendere sfaccettature, mille sfaccettature diverse. Quindi la rosa ci sta sempre bene e adesso parliamo di un'altra rosa, ma questa volta dark. Sto parlando di Miracle of the Rose, di Prada. Oh, questa è una rosa che viene direttamente dal castello di Dracula. Sì, perché ha una connotazione grazie a questo oud molto scuro, super legnoso, che ti dà proprio la sensazione di essere entrato all'interno del castello con Dracula che ti aspetta con quel legno marcescente, con una tavola imbandita piena di rose secche. Questo è Miracle of the Rose, un profumo che ti dà proprio quella sensazione di oscurità. Rosa super oscura, mega unisex, una scia clamorosa in grado davvero di intimorire con i suoi canini tutte le persone che ti saranno dietro. Finiamo con un'altra rosa, ma questa volta una rosa zuccherata, fruttata e super avvolgente. Sto parlando di R, di Pantheon Roma. Oh. Questa volta la rosa viene completamente amalgamata in mezzo a un cuoio pazzesco.
Ragazzi, qui il cuoio è il main player. La rosa si sente pochissimo, ma ci sono delle note, appena si spruzza, leggermente tropicali, d'accordo? Insieme a note legnose e una vaniglia potentissima, spettacolare, sul fondo. Quindi cuoio, leggera rosa, una nuance medio orientale, d'accordo? Perché questo è un profumo speziato medio orientale. Oh, e vaniglia super dolci. Vi ho già raccontato la storia di questo profumo. Una persona di mia conoscenza lo indossa un solo spray qui sul braccio e non era possibile sentire nessun altro profumo. Si sentiva soltanto R. È una cosa pazzesca. Tutto il giorno ho sentito soltanto il suo. Fantastico, ma più un profumo da sera, non da giorno. Potreste veramente ammazzare qualcuno con la vostra scia. Potentissima. Prima di passare alla frutta, perché anche la frutta ha il suo perché in questa classifica che ho fatto, un profumo, l'unico profumo a base di incenso, ma anche un po' di frutta. Sto parlando di Shamal, di Nobile 1942. Che profumo fantastico, che profumo fantastico! Oh! Io godo come un pazzo, perché qui l'incenso è stato veramente, non lo so ragazzi, trattato in un modo stupendo. I datteri, la frutta, una nota fruttata che sembra mela, d'accordo? Insieme a questo incenso, muschi bianchi e qualcosa di dolciastro sul fondo, probabilmente legno di sandalo addolcito, quasi sembra una caramella. Fantastico. È in grado davvero di donarti qualcosa a livello subconscio, ti dà qualcosa questo profumo, ma in più ha anche una scia atomica clamorosa. Durata oltre le 12 ore e grazie a questa scia sarete unici agli occhi di chiunque, perché nessuno ha questo profumo, ve lo garantisco. Impossibile, su 100 persone, 99 ti diranno cosa sta indossando. Profumo fantastico, Shamal. Passiamo adesso invece a un altro profumo super speciale di cui vi parlo da tantissimo tempo. Uno spettacolo di scia, di durata, di aroma, di tutto. Intense Pepper di Montale. Senza ombra di dubbi, leviamo questo campanaccio, senza ombra di dubbi il mio Montale preferito dagli albori fino ad oggi. Semplicemente... Ah, oddio santo, è qualcosa di incredibile. Il pepe, come lo sentite qui, non lo sentirete da nessuna parte. È afrodisiaco. Il pepe, insieme a questi muschi bianchi molto enigmatici, ti dà proprio la sensazione di serale, d'accordo? Oh, è stupendo, con questo limone polverizzato stupendo, legni dark, un po' dark, e questo muschio oscuro. Ragazzi, è feromonico ed ha una scia spettacolare. Quasi un profumo da non crederci, perché costa poco, è qualcosa di incredibile, una scia potentissima, un capolavoro di Montale, Intense Pepper. Andiamo avanti con la frutta e parliamo di... Oddio. Oddio, sono arrivati i profumi. Adesso andiamo avanti con altra frutta, Maison Micallef Desire Toxic. Desiderio tossico. Questo è un profumo che proprio vuole ricordare un'orgia. In un club, d'accordo? In cui i scambisti si scambiano tra di loro e fanno roba. Oh, questa è una macedonia di frutta, uva, calda, morbida, avvolgente, insieme a note legnose e vanigliate. Ah, e mela, c'è la mela. Quello che mi fa venire in mente è un profumo designer che potrebbe essere un Versace Eros, d'accordo? Ma di nicchia, con una scia, con una durata, con una potenza e con un allure decisamente maggiori. Oh,
Mamma mia, che roba. C'è questa nota fruttata proprio che ti fa venire proprio voglia di... è afrodisiaco, d'accordo? È afrodisiaco. Scia pesantissima. In grado veramente di far venire voglia di fare un'orcia a quello che vi sta dietro. E se prima eravamo dentro un club di scambisti, adesso siamo su una spiaggia di scambisti con Leisure in Paradise. Oh, Leisure in Paradise di Simone Andreoli. Mi ricorda assolutamente una spiaggia piena di gente nuda, con le noci di cocco che bevono il cocco, con gli ananas spaccati in due, no? Belli succosi, gialli, il mango che ti fa venire proprio quella voglia di estate, quelle frutte a pasta gialla. Frutte a pasta gialla. Quella frutta a pasta gialla. Ah, è una specie di crema solare al cocco, ma anche un cocktail al cocco, con accenni floreali che sembrano quasi monoi, comunque questa specie di frutta esotica, no? Che troviamo sulle isole, no? Questi posti stupendi. Ah, il bello di questo profumo è che lascia una scia atomica. Performance top notch, in grado di far venire voglia di estate a chiunque passa dietro di voi. Un altro profumo che tantissimi di voi conoscono. Sì, c'è la frutta dentro, ma c'è anche il tabacco. Dolce, gadollo, strizzato a mano. Sto parlando di Red Tobacco di Mancera. Oh, che profumo squisito. Tabacco dolce, da pipa, strizzato, pieno di miele, melassa. Zucchero di canna, pera candita. Quello che mi ricorda questo profumo è un liquido marronastro, super viscoso, dolce e estremamente fragrante. Qualcosa davvero che vi stura il cervello. È un profumo che conoscete già tutti, prezzo top, performance incredibili, scia atomica. Che spettacolo. E adesso lui, l'ultimo della lista e l'unico che non è un profumo di lusso. Sto parlando di Dior Sauvage Elixir. Perché inserire Dior Sauvage Elixir in questa lista di mostri? Perché è un mostro. Ogni volta che l'ho indossato qualcuno se ne è accorto, anche a distanza di ore da quando me l'ero spruzzato. È un profumo che sa di dopo barba, liquirizia, mentolo e note di questo tipo, comunque balsamiche. Prendete un profumo vecchio stile, una colonia vecchio stile, di quelle con legno di sandalo forte, lavanda, d'accordo? E traslatelo nel futuro prossimo e avrete questo profumo. Hanno preso semplicemente la lavanda insieme ad altre molecole già ben conosciute e collaudate e potenziate, rese super innovative e moderne. Un profumo da gentleman, un profumo che ti accompagna in ufficio, un po' dappertutto, super dinamico e versatile, ma con una grande, grandissima scia. Quindi non poteva non esserci. Ragazzi, abbiamo finito questa carrellata di 10 profumi super sciosi, pesantissimi. Fatemi sapere qui sotto quale di queste avete e quali profumi dalla scia atomica mi sono dimenticato. Lo so, sono parecchi, ma ci arriveremo. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi. A me arriva una piccolissima... In questo video vediamo... componente un po' medio-orientale. È lo zafferano che gli dà quel componente medio-orientale. È una mescia... Mi sono mai...